Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Scusate, Vita, è Vita. Queste canzoni moderne sono 1, 2, 3, 8. Finiscono. Negli anni 80 fumavano. Ciocca continuava a dire finita. Io ero di là. È colpa di Paganelli, che è passato di qua e ha disturbato. Paganelli. Esatto, vero. Basta con questo avanti e indietro. Oh. Sigla. Torna, Paganelli, torna. Bene, molto bene. Allora, ragazzi, noi ci riproviamo. Sì. Ieri avevamo una ricca scaletta, poi ci ha preso la mano i saggi, i flop dell'infanzia. Però, come dire, comandano i nostri ascoltatori, quindi noi ci proviamo. Facciamo un giro di valzer, vale. Prendi quello di ieri. Non me le ricordo neanche più. Vabbè, era ieri. Il bambino prodigio che ha 7 anni è già stilista. Visto su TikTok, io faccio uguale a ieri. Okay. Leggere ai bambini? Sempre più diffuso. Case editoriali in Francia. E poi gossip. Lookmakers, chi sono? Tendenze beauty, mondo animale. Cioè non hai messo proprio neanche una roba nuova. No, ho messo leggere ai bambini e alle bambine. Vero. Mondo animale, speciale storia, il ripieno del tacchino di Marilyn Monroe, com'è il reality su Squid Game, aggiornamenti a Fair Open Eye che dobbiamo fare prima delle 18. Lo facciamo. Perché Lele poi dopo non risponde, cioè, che mi dici? E poi abbiamo tre riserve, linguaggio culinario, perché ai cinesi non piace il formaggio e risolto il mistero del prurito, ma non chiedetemelo perché non l'ho letto. Sembrava tra le cose più curiose. Te lo dico subito? Intanto ho letto le prime due capoversi. Pare dipenda dallo Staphylococcus aureus, che agisce direttamente sui neuroni che innervano la cute. Grazie. Molto brava. Hai segnato un attacco alla puntata, Vale. Da qui in su. C'è altra roba qua, io ho altra roba di riserva ancora. Oggi dobbiamo far fuori tutto. Egitto, la grande sfinge di Giza, non è solo opera dell'uomo. È lo speciale storia. Ah, ok, scusa. Elio Gabbalo anche. Certo. E le narici? Le narici non le ho messe. Sapete che le narici fanno sentire gli odori diversi? Ognuno ha il suo? Tra poco! È finita. Ragazzi, siamo murati, no? Andiamo, corriamo. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Come sempre bella sta canzone. Mamma mia, ci è piaciuta un'energia tanto, dentro. Sì. Va bene, allora, da dove partiamo, ragazzi? Partiamo dagli aggiornamenti sull'affair OpenAI. Tutto il mondo. Intelligenza artificiale. Sì, il mondo dei massimi sistemi, i vertici di tutto quello che è il top di gamma dell'intelligenza artificiale sta in questo momento facendo parlare di sé in tutto il mondo per questo affair, che se lo vedi raccontato nei telegiornali non è chiarissimo, a meno che tu non abbia sentito la spiega di Lele. Sì. Che l'altro giorno ha riscosso grande successo. Lei, il marito della Vale, ha un'intelligenza artificiale. Motivo per cui ci spiega le cose che ne capiamo. Lele, ciao! Ciao. Intelligenza artificiale, una pazienza naturale. Sì, infatti, a proposito di questo, a stasera che ora torni, che la Vale voleva chiedertelo? 8? Alle 9. La stesa prima. Allora, torniamo a bomba. Brevissimo. Ma non avete qualcos'altro da fare? Non si fa più. Adesso è troppo tardi. Volevo dire una cosa, perché io da quando ti ho ascoltato, con attenzione, ho cercato in giro altre informazioni. Per riassumere, quello che ho capito è che c'era una società che era nata
per, con uno scopo, diciamo così, non di lucro, ma che per sviluppare progetti sull'intelligenza artificiale. Il diciamo uno dei fondatori che invece spingeva per fare anche cose a, a fine di lucro è stato estromesso dal consiglio di amministrazione, ma lui era uno dei fondatori. Sì, e nel frattempo però Microsoft, che aveva investito veramente tanti sgheri, esatto, soldi, se l'è preso prendendoselo, si porta dietro tutti i segreti che quella, sì, quella e realtà. E noi siamo rimasti qui. No, e no, anche no, che 400 dipendenti sono andati anche di là, tra cui il suo no, migliore non amico sono andati, anche. Non sono andati perché noi eravamo rimasti a quel punto in cui i dipendenti, esatto, minacciano di andar via. Esatto. Allora, il concetto è questo. OpenAI nasce come società a non scopo di lucro e nel 2018-19 diventa a scopo di lucro con un tetto, ma vabbè, questi sono dettagli tecnici. Non la cosa interessante da sapere è che il consiglio di amministrazione, a discapito di altri consigli di amministrazione, non guadagna da OpenAI. Ok. Ma che è una cosa interessante. Perché loro dicono che questa tecnologia è talmente potente e nuova, esatto, che piano a venderla solo per soldi. Cioè, ragioniamoci un attimo. Okay. Esatto, facciamoci anche i soldi, ma magari bene. Comunque, esatto, quello è andato a Microsoft o no? No, sì. No. Però Satya Nadella, che è il capo di Microsoft, che ci ha investito 10 miliardi, o non ancora investiti, nel senso che gli ha dato un buono per utilizzare i suoi server. Quindi... sono 10 miliardi ma stanno ancora nelle casse di Microsoft, no? Okay. Tipo in Ticket Restaurant. Esatto, è come se ti dico: Pina, ti presto la mia macchina a 100.000 euro e poi però la macchina rimane a me, e tu che la usi, capito? Non è comunque un buon affare. No, non è comunque perché la mia macchina è la nostra macchina, per cui non mi freghi, però ok. Esatto, okay. Esatto. Comunque questo è il concetto. Cosa è successo? Che praticamente lui, senza fare niente, quindi senza sbostare una lira, stava riuscendo ad acquisire tutta OpenAI, perché se porti in casa il fondatore, se porti a casa tutti gli sviluppatori, tu non spendendo una lira ti sei portato a casa una società che vale 90 miliardi ma spendendone meno di uno. Quindi già quella era una mossa di scacchi. Come portarsi via Elena di Troia, capito? Esattamente. L'altra cosa che ha fatto, che è stata ancora più furba, lui si è detto: ma a me conviene portarmelo in casa, perché se poi questi fanno una cavolata... La cavolata alla startup la si abbona perché sono tutti giovani, bravi. A Microsoft non gliela abboni. Cioè, se viene fuori che tu crei un'intelligenza artificiale che crea messaggi di odio, alla startup chiudi un occhio perché sta mettendo a posto la tecnologia. Se la fa uscire Microsoft, no. Quindi ha fatto la seconda mossa di scacchi dicendo: sai cosa, io metto pressione al consiglio dicendo questa è tutta gente giovane che non ha esperienza, e faccio ritornare Sam Altman, ma Sam Altman ritornerà dicendo: è papà Microsoft che mi ha fatto il favore. Ah, quelli buoni sono loro. Ah, ok. Hai capito? E quindi adesso Sam Altman è ritornato, il vecchio consiglio di amministrazione è stato mandato via ed è stato messo un consiglio nuovo. Ma il consiglio nuovo, attenzione, ex presidente di Harvard, ex amministratore delegato di Salesforce, un altro grande big però qua un po' ci perdi, no, ci perdi, però c'è gente di un certo livello, quando dall'altra parte non c'è più. Senta, dai, quando dall'altra parte invece quelli che sono andati via erano fondamentalmente dei ricercatori, anzi due ricercatrici, poi in ambito come utilizzare le AI in modo etico. Quindi non si capisce è questo che vuole. E l'unico che è rimasto del vecchio consiglio è uno che però è un po' uno sniccione, perché lui in realtà non guadagna da OpenAI, ma guadagna da un'altra società che è concorrente di OpenAI. Diciamo, adesso il resto lo dice a me a casa. È che proprio non ce la facciamo. È un pezzo per volta. Però Sam Altman è ritornato, ha mandato via tutti e... chi ha beneficiato più di sta cosa è Microsoft. Ecco, quelli buoni sono fuori. Esatto. Vediamo. Dai, io adesso raccolgo le domande tra Pina e Diego e poi stasera te le faccio. Ok. Un bacio, grazie. A presto. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:31, Radio DJ. Vale, andiamo con i gossip. Sì, ne ho tanti, li faccio veloci. Dai. Allora, primo, Britney Spears ha pubblicato delle storie nelle quali è apparso un uomo misterioso. Una volta di schiena
e mi viene a dire che schiena, e l'altra volta che trafficava dietro lei, stava sistemando il tavolo, c'aveva di fogli sul tavolo mentre lei ballava. Non si sa chi sia, non si sa chi sia. Bello. Da lontano, ma lei, bello. Sulla schiena non la freghi. No, qualcuno non la freghi. Poi dopo si è lasciato andare, ma vabbè, quello. Travis Kelce, o Kelce, il fidanzato di Taylor Swift. Ha raccontato come si sono conosciuti. Allora, cambia la faccia. No, ma sì. Cambia la faccia. Cioè, lei, ogni tanto lei è la storia d'amore più bella mai mi esistita. Piacciono, il paradigma lì. Mi piacciono. Lui, e tra l'altro lui ha detto: adesso sto dicendo delle cose per le quali so già che Taylor mi dirà, ma perché l'hai detto? Però è innamorato. Perché mi pagavano l'intervista. Certo. No, gli è scappato perché ha troppa voglia. Sai che quando sei innamorato c'hai voglia di parlare di quelle cose? No. Comunque, lui l'aveva già notata. L'aveva scovata. Beh, insomma, lei era abbastanza... Cioè, no? E dir che è di nicchia lei. È di nicchia. Già notata, aveva cercato di mettersi in contatto con lei attraverso amici comuni, ma non c'era riuscito. Lei però... quando e comunque avevano amici comuni. Sì. America è piccola. Sì. Lei però, quando ha fatto il concerto nello stadio di casa di lui... aveva come camerino lo spogliatoio della sua squadra, dei Kansas City Chiefs, e i suoi cuginetti o nipotini avevano fatto la foto davanti all'armadietto di Travis. Quindi anche a lei già piaceva. Lui ha visto sta roba e vabbè, vado avanti. Anche perché andava avanti fino alle 9. No, sì. Toccava dritta. Cancellare la programmazione musicale. Adele ha confermato di essersi sposata con Rich Paul. Perché non ci dormivo la notte. Ho capito, però si sapeva o non si sapeva. Ma non ne stiamo mai più parlando. No. Comunque. Sono andati a uno spettacolo comico e il comico, che è Alan Carr, che faccio finta di conoscere, però deve essere molto famoso. Dai a ridere. Ha detto: chi in platea è sposato? E lei ha alzato la mano e ha detto: io. Chi è sposato da poco? Io. E quindi si è saputo che Adele è sposata. Mentre Kanye West e Bianca Censori sono in pausa di riflessione. Lui è andato in Arabia Saudita con la figlia, con North, con la primogenita, mentre Bianca è tornata dai suoi in Australia. Pare che la famiglia di lei non veda di buon occhio niente. Brad Pitt e Ines De Ramon. Scusami, Natale è faticoso perché uno è in Arabia Saudita, l'altra è in Australia. Raduna credimi. Tutti, vabbè. Brad Pitt. Credimi. E Ines De Ramon, che ormai si chiamano rispettivamente con gli amici e con la gente, tipo vado al supermercato, la mia fidanzata, chi ha preso il numero? La mia fidanzata. Adesso li chiameranno Bron, Braron? È difficile, vero? Che no. Angelina. Pitmon. Comunque hanno sfoggiato lo stesso anello, simbolo di una promessa sicura, non di matrimonio, ma di una promessa sicura. Kate Middleton ha rotto il protocollo. Hanno adesso tutta matta? Tutta la famiglia, il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol con la First Lady Kim Kye-in. E però anche tu tira dritto. Sono andati a un tra l'altro loro sono contenti perché la Sud Corea investe 21 miliardi di euro in energia rinnovabile in Inghilterra. Bene. Quindi gli stanno facendo gran feste, e a una delle feste Kate Middleton si è presentata a gambe nude senza collant. Che è proprio fuori dal protocollo, via la rivoluzione. Tra l'altro delle gambe, ragazzi, ma che ciao proprio. No, che non ti riprenda quel trip, no, che sei no, lei, ti sono prego. Non sono più all'altezza. Oh, assafaddi. Non sono più all'altezza. Senti, mi fermo. Senti, meno male che ti sei fermata, perché adesso mettiamo un pezzo, secondo me, stupendo. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:39 Radio DJ, è il momento in cui Diego, vessato dalla Vale, dà una notizia che è di base noiosa. Due. Sì, sono due oggi. Che lei è alzando, lei sta abbassando l'asticella del
come del, si chiama? Della, ah sì, sì. Quel pa, gioco pa, lì pa, si chiama pa, 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 del limbo. Lei sta abbassando l'asticella del limbo per farmi cadere. No. Ma io inarcherò la schiena e non cadrò. Ma io lo so che c'è la schiena forte. Siccome parliamo, ma, facciamo un po' un escurso. Sei veramente senza vergogna. Senza, no, perché una da sola... Due già, sai, due da qualcosa. Una è mortale. Sai due, cosa sei? Dai. Senza collani. siccome parliamo di storia, sarà il vostro Alberto Angela. Tiro su la vita dei pantaloni proprio a scellare. Okay. E via con la base. Ci spostiamo in Egitto, l'antico Egitto. Quello che ci fa venire in mente cose suggestive. Ancora tanti misteri legati alle tombe dei faraoni, alle dinastie. Come è caduto, come è crollato un impero così potente, con così tante conoscenze? Vi darò una notizia deludente. Si è scoperto dove, come, quando si sono ispirati gli antichi egizi per realizzare uno dei simboli più enigmatici della storia dell'umanità. La? Sfinge. Bravissime. La sfinge è accovacciata, seduto questo essere... metà un po' umano e un po' animale, questa creatura mitologica che, come sempre ciò che è soprannaturale, è mostruoso, cioè contemporaneamente bellissimo e spaventoso. Questo è il concetto bello, no? Ciò che era divino era contemporaneamente le due cose. Allora, hanno fatto un po' di studi, perché la verità è che a un certo punto, osservando i monti del deserto, si sono accorti che in diversi punti le cime dei monti sembravano delle sfinge accovacciate. Quindi, ma dove questo? Lì? Lì, no, a Napoli. Valentina, Napoli, dove? Vesuvio? In Val Seriana. Sto. Non so, io, vabbè. Guarda me che ce la sto facendo. Ma hanno sono fatto lì, tutti eh, dei test di termo, di fluidodinamica, che non sto qua a spiegarvi. No. Hanno capito come gli è venuta. Niente, ha fatto tutto il vento. Cioè, il vento soffia in un certo modo, per cui erode le cime delle montagne e la forma ce l'aveva già. Loro poi hanno lavorato di scalpello per dar, cioè, per renderla. Capito? Io l'ho capito. Come Diego, quando guardi la nuvola. Però vedimi, spostati. Aspetta, aspetta. E adesso ci spostiamo. Un omaggio alla sfinge. Tutta l'estate solo su DJ. Ha sempre pronti pantaloni. Vale. Conosce bene il mondo animale. Sexy vale. Muoviti al ritmo, senti il magnetismo. Bevo una tequila. Boom, boom, boom. Preparati allo spasmo. Lavoro nel turismo. Tenendo alto il morale sempre col romanticismo. La pena c'è anche Ginza. Tutta l'estate solo su DJ. Che bella, che ha sempre corti pantaloni. Vale. Conosce bene il mondo animale. Il link era Ghizza Ghinza. Ah, ok, Ghizza. No, aspetta. Ghinza vale. È la sfinge. No, Ghinza no, è la canzone. Ed è un quartiere. E la sfinge? Ghizza? Allora ho sbagliato sulla scaletta, è per questo. Strano. Questo è un colpo di scena. Coiattolo con qualche. Spostiamoci. Dai, a Roma. L'antico impero romano. Ma non c'è la notizia, non c'è. Ah, meglio, perché no, siamo perché in ritardo. L'imperatore Eliogabalo, di cui ha scritto anche Arbasino, un personaggio tremendo, anche molto controverso, siccome è provato che lui chiedeva di essere chiamato Lady, signora, ha avuto 3 mogli ma anche 2 mariti, non finiti bene, credo. Diciamo, nel British Museum hanno deciso di chiamarlo con il pronome they, dicendo comunque se fosse vissuto oggi, uno che voleva essere chiamato signora ed era geneticamente maschio potrebbe essere stato una persona trans, e quindi lo chiamano they. Va bene. Beh, vabbè, dai, comunque mi non era male. No, poi più veloce, capito? Però più moderna tua chiamare la sfinge Ghizza. No, io ragazzi, cioè, ero convinta proprio che ci fosse un caso di omonimia. No, vale. Con ciò che io ho visto tutto, detto, non la fermo, perché che comunque è così. Che la vita poi le insegni. Scoiattolo con qualche... Non lo sapevo che c'era anche oggi. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:47, hai un vocale? Anzi, sono bloccata nel traffico e devo andare a prendere mia figlia a tennis. Ero già agitatissima, ma
Entra Emiliano Pepe. Ma sì, aspetterà mia figlia. Ma lascia, tanto lascia che prenda freddo quella ragazza. Ragazzi, non leggiamo di chi è il messaggio, però qualcuno ha scritto: stasera farò la proposta di matrimonio alla mia compagna e come sottofondo ci sarà questo capolavoro di Emiliano. Oh, che bello! Porca miseria! Ma che roba gigante! Sì. Ti prego, se fai un filmino ti viene da piangere. Mi sono commossa. Lo so, Vale, lo so, lo so. Cari. Lo so, amorosa. Lo so. E quindi, Vale. E quindi vi devo dare la ricetta. Della... cosa ci devi no, dare amore, poi? Amore, che carina, però. Posso piangere adesso? Posso piangere? Oh, certo. Sì, amore, vuoi piangere? Abbiamo un minuto. Dai, piange, amore. Piange un minutino. Puoi guardare. Mi fa piacere. Anche lo so, infatti io per questo ti amo e sei la mia ragazza. Allora, Marilyn Monroe. Allora, Marilyn Monroe non sapeva cucinare, no. Però una cosa sapeva fare: il tacchino. Oggi è il Thanksgiving Day. E si era annotata una ricetta. Ma moriva con le lacrime. Ma dai. Ma infatti chi se ne frega del tacchino? No, ma scusa, no. Vale. Siamo già noi tre tacchini. Poi cosa vuoi che ci abbia messo dentro? Dai, con le castagne, cosa? No, perché probabilmente la ricetta risale a quando frequentava Gio Di Maggio e quindi già delle cose italiane. Ma come, figura? Tipo Sasiz. Paroni. No, ma infatti lascia stare. Vale. Lei metteva il tacchino in un ruoto. Allora lo vedi poi. Col cornicione. Allora Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Che ore sono? 18:07. Oh, che bello. Allora, ne approfitterei perché tra le notizie che sono rimaste indietro... Che sono tante ancora, abbiamo un'ora. No, però... Siamo in fondo. No, però, adesso per venire incontro a tutte e tutti, ne faccio due insieme. Vai. Allora, la prima... Allora, due però notizie. Tutte e due a tema culinario. Sì, esatto. La prima è generica, è interessante e riguarda non tanto la cucina in sé, quanto di più la cucina da quando esiste il raccontare come si cucina in televisione e sui social. Anche in radio, eh. Anche in radio. Perché giustamente è stato notato come è nato un nuovo modo di parlare che non esisteva in italiano nel modo specifico. Qual è il modo di parlare? Quello per cui nel mentre del fare la ricetta tu la devi spiegare, perché questo è il programma televisivo, l'intrattenimento o il tutorial, no? Tu stai facendo e intanto spieghi. Siccome il verbo andiamo, la coniugazione del verbo del mentre fai è diventato insopportabile. Tu dici sto cucinando nel mentre che durante, invece per facilitare tutto, a un certo punto si è cominciato a dire adesso andiamo a cucinare, adesso andiamo a sfumare il risotto, adesso andiamo a metterlo in forno, adesso andiamo, ed è tutto un andare e venire. Sì, e poi subito dopo c'è il nostro bell'uovo, nostre patate, nostro, tutto vostro. Ma poi, vorrei vedere cosa hai fatto, le hai rubate, perché non devono però essere? Però non è più semplice, prendi questo, fagli quello, prendi, però... Le patate, di chi sono? Chi se ne frega, tanto la mamma mia. Allora, si sono fatte delle domande, come mai? Ma fa tarantel! Da fornello! Fatto questo, ti è piaciuto? Io dopo vorrei una ricetta data da Pina. In napoletano? No, con un linguaggio che sia epurato da questa. Ho capito, apriamo un sondaggio. Preferite la pasta con le zucchine e la ricotta o la zucca? Dai, Mary! Fai un sondaggio. Su un sondaggio dai, su Pinocchio del Genere. Perché allora io le dico senza dire andiamo a mettere le nostre zucche, le nostre zucchine. Però quella mi bullizza. Non solo lei, tutte le persone che poi possono scrivere. Ho capito, al 347-342-5220. Ma lei non mi fa proprio parlare. Allora, ormai. Andate su Pinocchio DJ, tra poco troverete il sondaggio. Volete che la Pina vi dica la ricetta? Ricotta e zucchine o zucca? Poi. Ma fai tarantè! Da Fornei!
hanno chiesto a diversi linguisti. La nostra amica Vera Gheno, la sì. linguista che ci è venuta a trovare più volte, sì. ha detto: sapete perché? Perché il nostro cervello non è capace di stare, di fare mentre ti guardano e stare in silenzio. E per paura, horror vacui si chiama, la paura del vuoto, del silenzio. Allora, siccome dici. Anzi, sì, però il plurale. Cioè, no, è perché tu allunghi, è come dire assolutamente sì. È vero, capito? Che quando vedi perché programmi dici, di cucina non parlati. Metto le cipolle. Belli. Insomma, io No, le devi saper fare. Li devi no, coreani, quelli che vedo qua in Italia, quando mi collego dico Madonna che palle. Vabbè, ma tu puoi anche cioè ci sono anche le immagini, non è che devi Puoi metterci anche della musica volendo. Il problema è che ragazzi, ma se a me l'horror vacui piace, scusa. No, non ti piace. Ah, non mi piace. L'horror vale, latino, vale, fai un bel horror vacui. Ripieno alla Marilyn Monroe. Horror vacui. Paura del silenzio, vuoto. Del vuoto, da vacui. Purtroppo c'era un'altra notizia contraria, ma non c'è più tempo. Tra poco era bella, però. Perché i cinesi non mangiano il formaggio? Non gli piace. Mi sembra una generalizzazione così imbarazzante. Già il titolo, no, non lo è. Non lo è. Guardami, ti piaccio? No, ma fa è Tarantella. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Amma fai tarantella! È partito il sondaggio. Volete che la Pina vi dica la ricetta della pasta ricotta e zucchine? 36%, zucca 64%. Ah. Beh, mica è chiuso, No, dai, continuate a votare sull'account Instagram Pinocchio DJ. Dai, che dopo la Pina dà le ricette, la Vale la interrompe, lei si innervosisce e voi fate delle domande. Quando la Pina dà le ricette muoio dentro. Vi prego, voi potete poi scrivere, ma io posso fare... Cosa? No, la cosa divertente è che tu dai la ricetta che è semplice e poi tutti ti scrivono: ma io posso fare senza zucca? Ma io posso fare la zucca senza la zucca? Sì, ti sì, prego. Poi. Sì, che divertente. È arrivato il momento del mondo animale. Permettetemi, proprio giusto, abbiamo i tempi corti, lo so, però volevo ringraziarvi, bambini e bambine all'ascolto. Vi leggo. Grazie. Mai. Vi appendo nella bacheca. La bacheca c'è un elefante disegnato da un'adulta. Facendo con l'altra mano per far finta di essere bambino per farle piacere. Grazie. Lei ha la casella postale come bim bum bam, sì. Ma è vuoto. È fermo posto. Voi dovete scrivere a Radio DJ Via Andrea Massena 2 all'attenzione della dottoressa Valentina Ricci. Chissà chi l'apre poi la posta. Nicola il portinaio. E tra l'altro oggi mi è arrivata una lettera a nome di Valeria Ricci. Ma non lo sanno che ti chiami Valentina? Comunque, parliamo di elefanti. Ieri ti ha fatto la serenata, sì, no, ma come ti ama, sì. Ci vogliamo bene. Sì, a me di più. Io sono la prima nella lista. Dopo Pergamino. Questo è per pochi. Allora, parto dagli elefanti perché li abbiamo già citati. Gli elefanti hanno un vocabolario di vocalizzi che conta almeno 119 versi diversi. Barriti sono quelli più conosciuti, ma molto spesso l'elefante borbotta. Cioè lui passa la giornata a fare... Gran borbottina. Ad adire anche perché si ricorda tutto, lo freghi. Questo è proprio... Sai cosa fa? Cioè io quando ci ho dovuto lavorare ricordo la mia sfida a Pechino Express con 6 bullizzata, loro ti hanno vista e hanno detto okay. Lei, perché eravamo io e Amy in squadra contro Clementino e suo fratello, hanno capito subito l'anello debole e hanno infierito malamente e sicuramente se non sono comunicato tra loro hanno detto eccola. Perché sono stati studiati i loro versi per anni, proprio anni, e si è capito che ci sono delle parole comuni, ma che ognuno di loro ha un nome. Cioè, si chiamano per nome. Sì. Passo alle foche. Io poi, tra l'altro, non gliene voglio, di tutto quello che mi hanno fatto quel giorno. Era un gioco. No, allora...
Non era un gioco. Dai, non piangere, salame. No, no, ma figurati. Cioè, tu dovevi... com'è che era? Era un attraversare... ponte tibetano che già solo quello per me bastava perdere. Cioè, un ponte basculante in cui lei doveva passare con in mano un vassoio pieno di frutta, ma... attraversarlo e poi attraversare una pozza di fango gigante dove cadevo comunque già lì, per cui non c'era bisogno di infierire. E ai lati quanti elefanti c'erano? 6. Urca, tre. Enormi, eh? Che avevano fame di quella frutta che lei portava. No, ma ti ho detto che poi, anni dopo, una mia amica è andata in quel villaggio e gli hanno detto: ma lo sai che una volta è venuta una completamente scema, tutta tatuata, bionda, gli elefanti l'hanno fatta nera? E lei fa: sì, lo so, la mia amica. No. Com'è la proboscide da toccare? Secca da morire, ragazzi, questa. Cioè... secca, proprio secca, vale. Da dire metti la crema, metti della crema e proboscide, poi dei peli duri. Vabbè, ma quello... e le zanne, comunque anche le zanne, però non ha... sono una signora, cioè non si spinge con le zanne. Ma cosa devo sedere, cosa devono fare? Non hanno neanche le dita da dire si tolgono i peli, no. Come ho fanno capito. Con quelle però dicone, ragazzi, cioè, non è che io mi sottraevo, però non buttarmi per terra e poi schiacciarmi con la proboscide, perché non, cioè, è divertente, no, cioè, oddio, è un Davide... di più, dai, è un non male, però, no, però è, di più. È quel di più che... lo so, però un po' te lo meritavi, forse. Così parlò l'elefante, così hanno detto. Senti, è lei, male. È lei, arriva. Pina, io ho sentito indistintamente. Ecco, vabbè. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:31, Radio DJ ha vinto la ricetta della zucca 57% contro pasta, zucchina e ricotta al 43%. Ok. Tu volevi le zucchine. Io avrei preferito anche Diego, perché un po' che non la davi. Però dai, la zucca ancora di più. Dai prima la zucca, poi magari dai anche le zucchine. Dai, ti prego. Dai, però siete pesanti. Dai comunque, allora. È semplicissimo. È semplicissimo. Oh, la zucca, poi, tra l'altro, è il suo periodo, ce ne sono mille tipi. Io consiglio quella con la buccia verde e dentro molto arancione. Okay. La mantovana o la Hokkaido. Però insomma, la zucca che avete va bene tutta. Però guarda che cambia, eh. Sì, ma va bene. Per quello che ci devi fare, purtroppo per te va bene. Per cui tutte le zucche vanno bene. Le cuocete al vapore, le cuocete nel forno, le cuocete come vi pare. Ma le devo tagliare, levare i semi? Allora, io per esempio la taglio a metà, la cuocio nel forno e poi col cucchiaio la scavo. Ah, dopo levi i semi? No. La taglio a metà, levo i semi, la metto nel forno. Comunque Pier l'ha tagliata senza levare neanche, l'ha levati dopo. Andava bene lo stesso. Appunto. Okay. C'è chi la fa in microonde, c'è chi la fa al vapore. Comunque va cotta affinché si possa trasformare in una crema con il frullatore, schiacciandola anche solo con la forchetta, ok? Però deve essere cotta. Certo. Se no dura, è difficilissimo. Contro il non muro, è neanche buona e neanche digeribile. No, all'appa. Perfetto. All'appa. Con la buccia? No. La buccia la mangi tu, le tenete tutte e poi le date alla Vale. Okay. No, io ci faccio le minestre, per esempio. Bene, perfetto. Vi piace con la buccia? Non viene la crema, ci avrà la crema con dentro i pezzi di buccia. Ma se vi piace, chi sono io per dirvi di no? Ah, ma fai tarantella. Poi a quel punto l'aggiunta qual è? Di yogurt e maionese. Yogurt allora, qualunque? No. Allora, yogurt di ananas, vale. Yogurt all'ananas. Dai, non dare un'idea che ci provo. Però, subito, ci casco. No, se lo yogurt dici io, bianco, registro. Ragazzi, yogurt bianco, magro o normale. Senza zucchero. Senza zucchero. Greco. Ma anche quello normale. Vale. Quello che avete a casa. Mm. Ok? Per cui su, facciamo... 5 cucchiai di crema di zucca, 2 di yogurt, per avere una proporzione, ok? Sì. E di maio? 1. Ah, ci vuole anche la maio. La maio... l'ha detto prima. Se scrivi però, maionese, cioè, però stai scrivendo... Un conto è non capire, un conto è non ascoltare. Non ascoltare, che si sa che c'è la maionese. Mescolate il tutto. Sopra un po' di peperoncino, un po' di pepe, se piace. Bello. Se no così com'è. Ma a freddo la mangi? Sì. Cioè, sì.
a tiepido. A tiepido. Chiaro che lo yogurt lo metti quando la zucca è a temperatura ambiente, perché se sennò no, non cuoce. E ti dirò comunque. Fine. Arrivano domande? Vogliamo arricchirla in qualche modo? No, la puoi usare come contorno, no. La puoi usare sopra con dei cracker, con dei... cosa? No, vabbè, dai, così è troppo. Amore. No, quello che no, ti ripete alla fine delle parole è troppo. E lui, che abbiamo abitato insieme, me lo faceva e lo corcavo di mazzate. È vero. Le tiravo fuori dalle mani. Vabbè, è arrivato... Degli allora... seguimenti a ridere in casa, ma da farsela addosso. E la cara che gli ringhiava. È arrivata la domanda. No, beh, è un'affermazione, ma non so neanche se è riferita alla ricetta. Allora cosa c'entra? È arrivata però mentre la stavi dando, dice un abominio. Ah, ma fai tarantella! E facciamo tarantella, allora! Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:38 Radio DJ, lo risentite con piacere in Nirvana. Ancora polemica sulla mia ricetta. No, ci sono delle domande. Le leggiamo? Io faccio sempre la crema di zucca, ma al posto dello yogurt la creme fresh e poi ci metto i finferli. Ah, buonissima, buona la creme fresh. Con un po' di peperoncino. Io lo yogurt al caffè, va bene. Sì, va bene. Mettilo e poi mangiala tutta, fino all'ultimo cucchiaio. Io lo servo con le verdure crude, come cremina d'antipasto. L'ho modificata un po', togliendo la maionese, ma mettendo olio, lime e noce moscata. Buono. È più buona. E allora... Vale, però. Non le do mai più. Questo è abuso, questo è abuso di Pina, dai. Ma non le do mai più, mai qualche più. Qualche audio... Io non ho capito questa zucca, che cosa ci devo mettere. Perché non ho capito. Cioè, veramente mi risulta difficile questa ricetta. Guarda che io faccio delle robe allucinanti, ma questa proprio... capisco gli ingredienti, risultano difficili da comprendere. Scusatemi. C'è la zucca, lo yogurt non dolce e la maionese, non c'è nient'altro. Ma cos'è che non si capisce? Ma la maionese la fai tu? Ah, ma fai tarantella! No, non la fa lei. Maionese? La fai tu? Cosa? La maionese? No, uso quella giapponese, così non la trovate e non la potete fare come la faccio io, ok? Ciao Pinocchi, io la ricetta della Pina per la crema di zucca, sapete cosa gli aggiungerei? Il gorgonzola. Così è buona. Finalmente buona, finalmente un sapore. Ciao ragazzi, comunque la zucca cruda, tagliata sottile, possibilmente con l'affettatrice. Fatica cruda. Si macera con un poco di olio, aceto, aglio e menta. È un antipasto eccezionale. Quello sì. E purtroppo purtroppo la Pina l'ha cotta tu, l'avrei fatto. No. L'ha voluta cuocere tutta la Pina. E poi non ho la fettatrice. No, non ce l'hai. No. Hai la maionese giapponese, ma non hai la fettatrice. Pina! La ricetta della pasta con la zucchina ricotta, sono secoli che non la sento più, e la voglio sentire da te come la fai raccontare l'anima. Tutti. Ti prego. Dai, c'è un popolo che la chiede. No, adesso non. Dai, perché no? Non tengo genio. Non fai come. Dai. Popolo. Allora, è semplicissimo. Che bello! Prendete le zucchine e grattugiatele dalla parte grossa della grattugia. Sì. A quel punto la fate passare in padella con come vi piace, con un po' di peperoncino, un po' d'aglio, veramente come preferite. Mettete sull'acqua per la pasta. Sì. Quando bolle buttate la pasta con l'acqua di bollura della pasta, con un po' di amido. Sciogliete e scaldate e squagliate la ricotta che andate ad aggiungere alle zucchine precedentemente saltate. Mescolate tutto, verrà una bella crema. Quando scolate la pasta la mettete dentro, guarda, vale, te lo giuro. Sto ascoltando, zitta! Ha preso la tenera! È lapidata! Avete visto?
E buon appetito. No, e non ci vuoi mettere delle zeste di limone? Ma va. Io lo yogurt al caffè, va bene. E il perfetto Cracci, dov'è? Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. E si sente. Ci stavamo organizzando perché abbiamo 8 notizie per 3 minuti. Allora, sì. Volevamo leggere degli occhiali e costruirci intorno una storia alle notizie. In realtà non abbiamo tempo. No. Quindi vi leggeremo i titoli delle notizie che non vi daremo mai più. Ok, parto io. Parto io. Com'è il reality show? Non messi d'accordo. Ci ho perso un minuto. Okay. Com'è il reality show su Squid Game? Bello? Però anche l'occhiello devi leggere. No. Non costruirci la storia e basta. Inaspettato. Ah. È fighissimo. Vedi? Inaspettato, sì. Allora, primo trend per capelli del 2024, il tendi. Praticamente è, ti leghi i capelli e te li lecchi tantissimo col gel, con la lacca, e lasci un ciuffo o due ciuffi davanti, anche questi Kardashian ingellati. Esattamente, anni 90. Tocca a te, Diego. Domani li faccio. Looks Maxers, chi sono i giovani maschi che sui social cercano risposte per migliorare la propria bellezza fisica? C'è, nella notizia c'è tutto un linguaggio che noi non conosciamo, ma che dovremmo cominciare a frequentare, di termini nati nuovi per indicare tutta una serie di cose, tra cui il mowing, che è la cosa che pare deve essere fatta quasi sempre al ristorante. Ci sono dei gruppi che dibattono per ore su questo. E cosa devi fare al ristorante, magnà? No, cioè, si fa o non si fa il mowing? Il mowing è tirare mettere la lingua sul palato per far risaltare di più la squadratura della bocca. Che è quello che tu fai da tanti anni, comunque, nelle foto. Ma il ristorante è difficile. Ma fai tarantello. Fine. Seconda tendenza capelli, le mollettine, meglio se colorate, meglio se sulla testa di un uomo. Le mettevo tanti anni fa. Il bambino prodigio che a 7 anni fa lo stilista, in realtà fa il sarto. Sì. Lui è figlio d'arte, perché c'è un account Instagram della mamma che è una che vorrebbe fare la stilista, fa una piccola boutique. Sharon Stone ha indossato un capo fatto da lui, tutti ne parlano. È bravo, speriamo che si diverta. Si diverte perché tanto. Sembra che si diverta. Sì, più che essere bravo. Terza come un bambino deve fare. Che è l'importante, infatti. Terza tipo noi. Ci divertiamo tanto. Bravi di prendere. Il risultato è quello che è, lo so. Terza tendenza capelli, la nuova permanente alla coreana. Le ragazze coreane di base hanno i capelli molto lisci, molto setose. Quindi è una permanente super morbida, che si occupa tanto delle radici per creare volume e poi l'onda è lasciata andare un po' così. Bello. Sì, non male, male. La vuoi fare? No. Non hai capelli da coreano? No. Ce li ho più io, lisci, lisci, dritti, sono coreano. E perché i cinesi non mangiano formaggio? Certo che è un esagero, come dire, generalizzazioni imbarazzanti. No, adesso è arrivato moltissimo, ci sono dei grandi investitori in Australia, nei latticini, che stanno sfondando il mercato cinese, ma di cultura, cioè culturalmente era una cosa di gente da fuori, di forestieri poco affidabili, era un luogo comune, era un preconcetto e quindi cioè l'odore proprio di ciò che aveva a che fare con il latte e i latticini era visto male. Leggere ai bambini e alle bambine non solo fa benissimo, ma è proprio super tendenza, cioè la vendita di libri per i minori è aumentata nell'ultimo anno di tantissimo. Consigliatissimo un libro tra tutti, anche degli esperti. Proprio in vetta le tendenze. Sì, qual è? La battaglia del bosco senza nome. C'è anche di versione digitale. Sì, c'è anche in versione digitale o cartacea. E forse l'ha letto anche Beyoncé a sua figlia. Sarebbe un sogno. Me, myself and I. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Posso dire che con questo pezzo mi riappacifico con Beyoncé. Mamma che bella. Oh, questa è una notizia. Per questa canzone. Ah, ok. Brava, citazione. Però bella, bellissima, stupenda. Sono stanca di voi. Vi vedo domani. Sì. Vi vedo per domani. Oggi. Per oggi sì, dai. Mi avete messo un po' alla prova, dai. Vi voglio bene. Domani vi porto il nostro un yogurt al caffè. Sì. Domani no, tarantello. Domani amma fai tarantello. Domani facciamo il tarantello. Male. Domani non mancate domani. No. No.
non fate questa cosa di mancare domani. Eh no, eh? Che non bisogna mancare. Ciao, ciocca, ciao. 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 Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio.